salute, in cui vogliamo parlare di salute, di temi che ci sono cari, che sono importanti per tutti, però in una maniera divulgativa. Infatti gli esperti che adesso chiamerò a relazionare non faranno delle relazioni tipo scientifico, ma delle relazioni, soprattutto mi raccomando ragazzi, di tipo divulgativo, che siano anche uno spunto per commentare da parte vostra, per intervenire con esperienze, commenti, domande, in modo che diventi qualcosa di estremamente interattivo. Non a caso abbiamo qui i ragazzi del liceo Salvemini, che sono venuti proprio per un progetto di scuola lavoro, di alternanza scuola lavoro, per capire come intervenire nel mondo delle professioni attraverso anche la conoscenza e lo scambio di sapere e conoscenze. Quindi voglio chiamare i presidenti delle due associazioni che hanno patrocinato questo evento, la presidente del Dinner Wheel, Anna Coppola, con la quale condividiamo tante cose. Della cultura e del sapere e della condivisione di esperienze e formazione insieme dei canali di lavoro molto importanti. Sono fortemente, infatti, le intervistate tutte e due per un giornalino, proprio perché voi siete con le associazioni di donne che fanno del loro impegno, anche della caratteristica proprio dell'animo femminile, dell'essere comunicative, empatiche e vicine al sociale, il loro cavallo di battaglia, vero? Io vi ringrazio innanzitutto per essere venuti, così numerosi, e saluto tutti i ragazzi, soprattutto delle scuole che questa volta oggi partecipano nell'ambito di un progetto del Talento Scuola Lavoro. Due associazioni femminili che insieme al Centro Janus, insieme a Francesco Palagiano, che è sempre una fucina, un fuoco di iniziative, patrocinano questo incontro di stasera, che riguarda l'alimentazione, l'equilibrio del corpo e della mente, non a caso le associazioni femminili, perché generalmente se in una famiglia si decide di intraprendere un percorso di sana alimentazione, di ritrovare un equilibrio o una maggiore cura della propria, del proprio corpo, della propria salute, si deve generalmente alle donne, perché sono le donne che si occupano poi di fare il menù, di seguire, di anche di stare un po' più attenti e dire questo lo puoi mangiare, quest'altro non lo puoi mangiare, eccetera, eccetera. E non a caso la data scelta è una data indicativa, il 18 gennaio, perché il 1 gennaio tutti quanti abbiamo fatto dei buoni proponimenti, abbiamo detto quest'anno sarò attento all'alimentazione, quest'anno metto a dieta, perderò 30 kg. Generalmente però questi buoni propositi generalmente durano dal 1 al 20 gennaio, quindi fortunatamente il 18, dateci qualche spunto, qualche indicazione, che così possiamo proseguire e portare a termine questi nostri buoni principi. Grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie al padrone di casa, al dottore Francesco Palagiano, grazie all'amica della FIDAPA, sono presidente, la FIDAPA è una federazione italiana internazionale di donne arti e professioni. La sensibilità femminile che regna nella FIDAPA ci pone vicini a queste, diciamo, tematiche della salute, sia come diceva la collega Anna di Venerwi, sia dal punto di vista sanitario della nostra famiglia, ma nel mio caso particolare, in doppia veste anche di medico, impegnata sia, diciamo, dal punto di vista della salute per i pazienti, ma anche, diciamo, nel sociale. Oggi abbiamo